Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo a vedere come si smonta lo specchietto laterale retrovisore della nostra mitica Alfa Romeo Mito. Quindi intro e cominciamo subito. Gli strumenti che ci servono sono una chiave a cricchetto con prolunga perché è più comoda da 10. Poi ci servirà un cacciavite piatto e basta principalmente. Allora, come potete vedere ad occhio, io ho smontato il pannello laterale. Ovviamente non dovete farlo per forza perché è accessibile anche senza smontare il pannello, però per comodità, per fare il video, ho deciso di smontarlo. E ovviamente bisogna smontare la parte che si trova qui, ve la faccio vedere, questa qui che io avevo frappato in precedenza, che si trova qui, che principalmente copre i bulloni. Quindi, una volta che smontiamo quel pezzetto di plastica, abbiamo l'accesso ai due bulloni. Una volta smontato il pannello laterale, abbiamo accesso alla presa per chi ha gli specchietti elettrici. Inoltre, una cosa non banale, bisogna togliere questo tappino. Per rimuovere il tappino, prendiamo il nostro cacciavite piatto e facendo leva lo togliamo, così abbiamo accesso all'altro dado. Altra cosa che facciamo subito è levare lo spinotto. Molto semplice, basta alzare la linguetta e tirare. Fatto ciò, rimuoviamo. Questa, ragazzi, è un po' più noiosa perché diciamo che in parte è ricoperta dalla guarnizione, però insomma ci si arriva lo stesso. Una volta fatto questo, basta tirare il nostro specchietto e questo verrà via. Quindi, una volta fatto ciò, possiamo montare il nuovo specchietto. Questo era semplicemente un video dimostrativo, il mio specchietto funziona, quindi lo andrò a rimettere. Quindi ragazzi, in questo video abbiamo visto come si sostituisce lo specchietto retrovisore laterale della Mito, penso più o meno un'operazione simile un po' per qualsiasi auto della Fiat o Alfa Romeo ovviamente. E spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace, commentate se avete bisogno. Per questo video è tutto, iscrivetevi ovviamente al canale, attivate la campanellina e iscrivetevi alla pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto ragazzi, ciao a tutti.